Sì, a questo punto passo la palla a Letizia, visto che sul commercio equo siamo, che ci Va parli bene, due di parole. altre due cose palestinesi. Timidamente, di fronte all'esperienza diretta loro, la mia è un'esperienza molto indiretta, Vi abbiamo chiesto molta pazienza stasera sugli orari. 5 Vi invitiamo minuti. davvero a rimanere fino in fondo perché secondo noi vale la pena sia di ascoltare le cose che ci sta dicendo Letizia, sia di arrivare a conclusione di serata. Le cose che ci sta dicendo Letizia sono, come ricordate, quella seconda parte che in ogni serata noi diamo alle nostre lezioni dell'Università di Migrazione di quest'anno, cioè quelle. Devo dire che quando Serena ha parlato ci ha già ampiamente introdotto, che riguardano le azioni che noi qui possiamo fare per in qualche modo disincentivare quei meccanismi, come per esempio quello dell'appropriazione, in questo caso, dello Stato di Palestina da parte dello Stato di Israele, ancor più che la terra e l'acqua soltanto, come avviene invece in altre situazioni. Mentre Letizia si districa sul desktop, io approfitto magari per darvi già alcune indicazioni, così non tolgo tempo alla fine. Allora, no, l'abbiamo trovato, quindi ve le darò dopo e ve le sorbirete in conclusione di serata. Ecco Letizia che ci parla di quello che anche qui a Salto Saranno chi possiamo siamo, fare. penso che A te, siediti, accomodati. Salto la presentazione di chi siamo, comunque faccio parte di un'organizzazione a Saronno che si chiama Il Sandalo Eco Solidale, è una bottega del commercio equo che fa parte del consorzio Altromercato presente in Italia. Anche noi, come Altromercato, diciamo, di cui facciamo parte, abbiamo dei progetti, dei prodotti, dei produttori che sosteniamo in Palestina. Le organizzazioni con cui collaboriamo sono tre. Parlerei di PARC, che è quella forse più significativa. C'è un'altra organizzazione, AOA, che è un'organizzazione di donne che si occupa di lavori di produzione di artigianato, lavori anche agricoli, e poi un'altra ancora. Diciamo che l'obiettivo di questo intervento, di questa collaborazione con produttori della Palestina è quello di supportare uno sviluppo rurale in quelle macchie di leopardo di cui parlava prima Serena. Dietro c'è l'emancipazione femminile, la possibilità di accedere a del credito per sviluppare delle attività produttive e altre cose che sono tipiche, diciamo, del nostro ambito, del nostro settore. PARC. PARC è un'organizzazione grande, nata da un movimento che era attivo sui territori palestinesi negli anni 70-80 e diciamo, è partita da un gruppo di agronomi, di tecnici agricoli, di veterinari che volevano supportare la difesa dei territori e la produzione agricola su quei territori. Nasce nel 1993 come ONG, appunto, per sostenere le comunità rurali e progetti di sviluppo locali. Nel 97 iniziano i rapporti con diciamo, il sistema del Fair Trade italiano, in particolare con la rete delle botteghe dell'Emilia Romagna, supportata dal finanziamento dell'Emilia Romagna, e avviano le prime esportazioni dei loro prodotti, perché il problema era produrre, aiutarli a produrre, ma poi anche ad avere un mercato per questi prodotti, no? Nel 98, siccome non era possibile per una ONG esportare dei prodotti, avviare attività commerciali, costituiscono il braccio commerciale di esportazione di questa organizzazione. Ecco. Attualmente coinvolge
2700 agricoltori. L'organizzazione è grande, questa è la loro sede, la Malla, hanno uno staff organizzativo numeroso, si occupano di gestione di progetti, di ricerca fondi, di supporto ai singoli produttori, dell'organizzazione delle donne, del sindacato degli agricoltori. Io parlo non conoscendoli direttamente, no? Spero che loro possano confermare questa cosa, insomma, indirettamente, nel senso che conosco personalmente, ma noi conosciamo chi di altro mercato segue questi progetti in Palestina, e quindi dalle loro visite, dalle loro relazioni ci raccontano di queste cose. Hanno delle condizioni per poter far parte di questa organizzazione: il fatto che il contadino non possa possedere, cioè possa possedere un ettaro di terra, al massimo 5 ettari, che non possono essere soci minorenni, cioè ci sono una serie di condizioni per poter far parte di questa organizzazione. Dove sono i gruppi di produttori in Cisgiordania? Allora, vediamo se ce la faccio, sì. Ci sono produttori di mandorle e grano in questa zona, ci sono produttori di olive che vengono sostenuti in quest'altra, produttori di datteri, il couscous, e poi c'è la sede di Parco. Velocemente, i datteri sono un prodotto che nelle botteghe del commercio equo, quindi anche noi abbiamo, soprattutto nel periodo estivo, i datteri, Medjool, è una qualità di datteri Medjool, sì, è una delle qualità, penso, migliori dei datteri. Ecco, hanno anche questi il problema dell'acqua, l'acqua manca, hanno un sistema di irrigazione a goccia, si sono costruiti un deposito, un serbatoio di acqua per l'irrigazione. Questo salto perché ne hanno già parlato loro, per la deviazione della... il couscous, che è un prodotto che viene realizzato artigianalmente da dei gruppi di donne, lavorano chiaramente il frumento che viene raccolto da altre cooperative e prodotto in altre cooperative, e viene prodotto in modo molto artigianale secondo dei criteri tradizionali loro. Vorrei soffermarmi per ultimo sulle mandorle. C'è la produzione di mandorle. Le mandorle sono state introdotte in questa organizzazione parecchi anni fa. C'erano dei produttori di mandorle. Il fatto che siano stati poi privati dell'acqua per l'irrigazione delle piante hanno indotto questi contadini a dismettere la coltivazione di questa pianta. Hanno poi individuato insieme agli agronomi delle piante di mandorle che vivono in ambienti aridi e quindi non hanno bisogno di tanta acqua, hanno ripreso la produzione delle mandorle. Le mandorle che altro mercato importa dalla Palestina, ma non mette sul mercato italiano in vendita direttamente, perché noi abbiamo tante mandorle in Italia, per cui non ha senso vendere le mandorle della Palestina. Il costo delle mandorle della Palestina sarebbe molto più alto rispetto al costo anche e quindi difficilmente potrebbe andare sul mercato. Fra l'altro, la scelta anche del nostro consorzio, ma anche del commercio equo italiano, è quello di andare su produttori italiani, no? Per cui sosteniamo i produttori di mandorle sui terreni confiscati nel sud, in Sicilia. Le mandorle vengono utilizzate da altro mercato per la colomba pasquale e per i confetti per le bomboniere. Qual è stato il problema di questi ultimi due anni? Prevalentemente le mandorle che venivano importate, circa 1500-2000 kg di mandorle, per la produzione dei confetti,
e delle colombe, la produzione di confetti, il mercato dei confetti per le bomboniere, diciamo, è andato in diminuzione. Sono di moda i confetti rossi, gialli, verdi, azzurri, d'oro e d'argento, e noi non riusciamo a stare al passo di queste, no, esigenze nuove di moda, e quindi siamo arrivati al punto di dover decidere se sospendere l'importazione delle mandorle della Palestina. C'è stato una mobilitazione, diciamo, mi fa molto piacere questo, delle botteghe del commercio eco italiane, per cui ci siamo impegnati a importare il prodotto delle mandorle e a venderlo in confezioni di mandorle, alcune le abbiamo anche qua, in modo tale da poter sostenere questa produzione. Questa cosa ha avuto molto successo, c'è stata una grande adesione, e quindi speriamo di poter continuare a sostenere questi produttori. Ecco, loro ci dicevano che il difendere la pianta sul territorio per loro significa anche difendere il territorio, per cui l'abbattere o non poter più mantenere questa produzione per loro era un rischio non solo di guadagno ma anche di terreno, per cui questo ve l'ho già detto, volevo arrivare all'ultimo, vediamo se la facciamo, ecco, per cui c'è questa campagna Mandorle per la Palestina, finisco qui, che abbiamo indetto in questi giorni proprio per sostenere questo tipo di produzione. Ecco, basta, che cosa mi devo dire, non so che cosa. Piccolo souk qui fuori, per cui prodotti ce ne sono, e mentre vi avvierete all'uscita potrete sicuramente dare immediatamente il contributo che, come dire, può servire tra i tanti modi concreti a rendere per l'appunto importante la solidarietà alla situazione palestinese. Questo video è già stato proiettato il 4 di gennaio scorso presso la Casa del Partigiano in occasione di una serata organizzata dall'Assemblea Antifascista Saronnese insieme alla frazione calcistica Dal Pozzo, dove abbiamo presentato Yalla Yalla, un documentario, gli amici hanno presentato un documentario Yalla Yalla, che parlava proprio del calcio in Palestina, ma della Palestina attraverso il calcio, per essere più precisi. Lo dico perché siamo nel mese di aprile, perché il 25 aprile si avvicina e perché sia l'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani, che l'Assemblea Antifascista hanno organizzato lungo questo mese non soltanto una serie di iniziative che ci accompagneranno verso la giornata della liberazione, e alcune di queste informazioni si trovano qui. Lo dico perché siamo un gruppo numeroso di associazioni che insieme da 3 anni portano avanti l'iniziativa dell'Università delle Migrazioni, ed è bene che, come dire, riusciamo a far capire anche a chi non ci conosce o ci vede per la prima volta che al di là di questi 5 appuntamenti che noi creiamo in ogni primo semestre dell'anno da 3 anni a questa parte, ci sono tutta una serie di iniziative che sono di fatto collegate in quella che è la nostra visione complessiva del mondo, ed è per questo che ogni volta perdiamo un pochettino di tempo in queste serate ad avvertirvi anche di quelli che sono i prossimi appuntamenti. Non vi leggerò nulla, tanto le persone sono tutte qui presenti. Ci tengo a dire 2 cose. Mi è piaciuto pensare che ad un fatto, e cioè che i sandali indistruttibili si chiamino passi di pace. E all'interno di questo gruppo ci sono associazioni che per l'appunto ogni tanto si ritrovano sotto il nome di 4 passi di pace ad organizzare iniziative che vanno esattamente nella direzione della solidarietà tra i popoli, ovviamente della risoluzione pacifica dei conflitti come quella che noi chiediamo per la Palestina. L'ultima cosa che vi dico, e siccome tardi poi vi congedo davvero, è oltre a un ringraziamento ed un applauso, e non andate via perché faremo comunque vedere le foto appena realizzate a Gaza da Patrizia,
Vi dico solo, vi do l'appuntamento a mercoledì 15 maggio, quando andremo a concludere il ciclo di quest'anno, quindi vi invito a partecipare numerosi, altrimenti vi perdete il diploma di partecipazione di quest'anno di università. Parleremo di espropriazione di risorse naturali e impoverimento di popoli, ma anche di come qui si può lavorare, e lo faremo parlando di riciclo e recupero dei rifiuti tecnologici, per dare lavoro sociale sui territori e non contribuire, anzi invertire la rotta che per l'appunto questo modello produttivo e di consumo, come dire, senza fine, altrimenti, parlavamo prima di obsolescenze programmate, ci costringe in qualche modo da consumatori a portare avanti. Avremo quindi ospiti, un gradito ritorno anche in questo caso sul suolo di Saranno, quello di Raffaele Masto, giornalista di Radio Popolare, africanista insomma per eccellenza per Radio Popolare e non soltanto, e gli amici della cooperativa sociale Vesti Solidario, che proprio a partire dal riciclo dei materiali informatici e non soltanto ha costruito la possibilità di dare lavoro a persone svantaggiate o migranti o semplicemente a lavoratori difficilmente collocabili sul mercato del lavoro nei nostri territori.